Che faccio? Resto in Italia o vado all'estero? Domanda annosa. Io ho vissuto 40 anni in Italia e da 5 anni più o meno sono in Inghilterra. Mia moglie è inglese. A un certo punto ci siamo spostati qua. E quando pensi al lavoro ti domandi se abbia senso uscire dall'Italia oppure no. O meglio, ti domandi. Alcuni se lo domandano, altri invece non se lo domandano mai perché stanno bene così, insomma. Ma c'è una categoria di persone che magari sin dall'inizio, sin da quando sei sbarbato, ti inizi a chiedere: ma avrebbe senso cambiare paese? Ci sono più opportunità di là, di qua? Cosa potrei fare? Oppure ti sta sulle palle dove vivi, che vale sia se vivi in Italia sia che vivi in Uruguay. Qualche riflessione che ho fatto io ai tempi, o faccio tuttora, e magari poi nei commenti altri aggiungono le loro poderose considerazioni. La prima considerazione da fare riguarda il mercato. È vero che se magari sei in un settore in cui in Italia non c'è lavoro, se ti sposti da un'altra parte, a quel punto hai molte più chance. Vero. Che ne so, magari sei un programmatore e chiaramente in questo momento se vai in Silicon Valley o in posti così c'è una fame di programmatori o di ingegneri per le driverless car. Fantastico. Dall'altro lato però devi considerare che la concorrenza è molto più alta e molto più spietata. Come dire, vado in Cina perché almeno lì la cultura del ping pong c'è e in Italia siamo quattro peracottai. Vero, tutto vero. Però, quando arrivi in Cina, anche il gelataio ti fa un mazzo così. Io magari in Italia ero nei primi 5, miglior classifica, in Cina ero 5 milionesimo, ecco. È più facile il mercato italiano. Oppure se lanci una startup, è molto più facile diventare il numero uno sul mercato italiano. È un casino diventare il numero uno in tutto il mondo. E magari sperimentare una roba sul mercato italiano ti fa poi da beta test rispetto al resto del mondo. Questa è una considerazione. Seconda considerazione dipende molto dal settore. Chiaramente io faccio i ragionamenti avendo lavorato nel settore tech, digital, quindi prendete la visione per quello che è. Se il tuo settore è un settore già forte in Italia, forse non ha senso spostarsi. Se lanci un progetto nel mondo della moda, nel mondo del design, nel mondo del food, sai, a quel punto non sei messo male, perché in Italia c'è un riconoscimento di quelle competenze, di quella tradizione, di quei valori, eccetera, eccetera. Viaggi, turismo, magari sei lì, capito, in un posto spettacolare, e a quel punto hai un vantaggio competitivo non indifferente. Se invece vuoi lavorare appunto in settori totalmente diversi, dove in Italia non c'è nessun tipo di cultura, chiaramente muoversi ha i suoi vantaggi. Una terza considerazione riguarda spesso burocrazia e tasse. Allora, è vero che in Italia c'è un'enorme burocrazia. Adesso non lo so più, insomma, però fino a quando ci ho vissuto io era estremamente burocratico tutto. Quando mi sono spostato in Inghilterra, una delle cose che mi ha colpito di più è che l'apertura della società veniva fatta proprio istantaneamente. È arrivato il mio commercialista, che era in bicicletta, pantaloncino corto, aperto la società, fine della storia. Poi chiaramente anche qua ci sono mille altre burocrazie, però la burocrazia senz'altro è un dato italiano. È il peggiore stato del mondo come burocrazia? Non lo so, senz'altro c'è di molto peggio. Quindi lì fai una valutazione di quello che riesci a sopportare tu o meno. Personalmente, ogni volta che vado a Roma e c'è un casino che non funziona mai niente, chiaramente è una cosa con cui non riesco a convivere bene. Ma ho un sacco di amici che vivono a Roma e fanno una vita meravigliosa. L'altro aspetto sono le tasse. A me colpisce vedere quanta ignoranza ci sia su questo tema. Quando si parla di lavoro, mettersi in proprio, nei commenti arriva puntuale il fenomeno delle tasse. Perché tu, Montevaglio, sei in Inghilterra dove non si paga le tasse? Uè, pirla, cosa stai dicendo? Che qua cacchio c'è l'imposta sopra 40%, imposta persone fisiche. Poi è chiaro, dici, ah, in Italia si paga di più. Ho capito, ma se non vuoi pagare le tasse, andrai a Dubai, non so. Poi ci sono delle tasse indirette, però in sostanza 0% di tasse. O non so, vai a Malta, l'Irlanda, Apple che ha fatto l'accordo per pagare lo 0,005 di tasse. In generale, la mia opinione è che è un po' come gli investimenti. Quando Charlie Munger dice: guarda, non puoi valutare un investimento soltanto in base al fatto che ti dia un beneficio fiscale oppure no. Dovrai valutare l'investimento se è un buon investimento o se è un investimento di merda. Stessa cosa in un paese. Ti sposti non soltanto perché non paghi le tasse, perché poi ci devi vivere. Magari non ti trovi bene per niente. La valutazione fiscale va sempre fatta nel suo complesso, non nel vantaggio immediato. Così, my two cents. L'altro aspetto è che se tu hai dei casini o sei veramente negato a fare qualche cosa e a un certo punto pensi che trasferirsi all'estero sia la ricetta magica per risolvere i problemi, beh, è un grande errore ragionare così. Se avevi dei problemi in Italia, te li porti dietro anche all'estero. Se eri negato a fare il pizzaiolo in Italia, sei negato a fare il pizzaiolo anche all'estero. È chiaro che poi, se vai in un posto dove i pizzaioli proprio non sono capaci, tu sembri un fenomeno. Vero. Però in generale, anche in questo caso, ha ragione Warren Buffett. Warren Buffett, perché c'è stata la Berkshire Hathaway adesso della solita convention annuale. Da quello mi sono rimasti impressi tutti e due. Ha ragione quando dice che i problemi non vanno mica via. Devi smazzarteli prima o poi. Te li smazzi in Italia o te li smazzi all'estero. Però in generale avere questo approccio,
non fa male, ecco. A volte pensi che la ricetta magica sia nata all'estero. Io pensavo così quando la sbarbato sono nato in Australia. Pensavo di trasferirmi lì, avevo questa idea, Australia, Australia, Australia. Io studiavo giurisprudenza, peccato che fossero due forme di diritto completamente diverse. E poi sono arrivato lì e non è che la gente diceva oh, Montemagno, benvenuti in Australia. Vieni qua e rema, no? Questo era un po' il concetto. Restare in Italia o trasferirsi all'estero per lavoro, I don't know. Ognuno fa la sua scelta. Valuta tu.